Eccomi qua, praticamente ho passato tutta la mattinata, avete visto, a sistemare tutte le cose, in modo che così vi posso aggiornare su quello che accade, perché è giusto che sia così. Stamani mattina mi sono alzata, avevo una sonnolenza, un po' di malessere evidentemente perché è dovuta alla cura che sto facendo. Non so se lo sapete, ma sto prendendo queste perché a gennaio non mi sono venute, no? A volte quando salta, l'unica cosa da fare è prendere qualcosa che te li faccia venire, perché la salvia non mi ha fatto niente, devono arrivare i 14, siamo a fase conto a fine mese, dopo 2 settimane, e quindi niente, sto utilizzando questo della Nivea e adesso mi metto questo idratante per il viso. Siamo praticamente giunti all'ora di pranzo, ma perché sono stata tanto a guardare le notizie, quale notizia posso dare, quella sì, quella no, questa sì, questa no, perché poi tante sono molto dispersive e cioè effettivamente voglio dare le notizie e non annoiarvi, quelle più diciamo concrete che riguardano tutti. Poi oggi pomeriggio ho in mente effettivamente di stare al computer come sempre, non tutto il pomeriggio, a guardare un po' che notizie darvi sull'avena, perché devo praticamente portare la seconda parte, lo sapete, no? C'era la seconda parte da fare, quindi tante cose da fare. Poi se riesco ad uscire tipo metà pomeriggio, perché effettivamente fa anche bene uscire un po'. Mi sto mettendo questa crema perché ho bisogno un po' di idratazione, no? Non è che ce l'abbia secca, perché effettivamente non mi faccio mancare vitamine, frutta, verdura. Stamani mattina mi sono svegliata alle 8, alzata un po', anzi un po' prima delle 8, no? E mandavo di mangiare la frutta. Sicché mi sono mangiata un po' di melone bianco, quello giallo con la buccia tutta bella gialla, quello invernale, e un kiwi. Poi più tardi mi è presa fame e vabbè, mi sono bevuta un po' di latte. Ho bevuto il latte d'avena perché effettivamente se no non ce la facevo, e un caffè, perché anche quelle ovviamente, cioè anche quello ovviamente serve. Ho mangiato 2 fette biscottate, no, ma anche un po' di caffè la mattina aiuta un po' a risvegliarsi. 2 fette biscottate, latte e via. Adesso mi sembra di aver testo bene bene la crema, che si stia stessa bene, e quindi adesso, prima di passare alla fase del trucco tutto quanto, voglio andare a mangiare qualcosa perché veramente ho fame. Nonostante appunto che abbia mangiato 2 volte stamani mattina, ho fatto una colazione per leggera perché latte, fette biscottate, poi ho mangiato, ho avuto il latte, fette biscottate, caffè. Allora, alle 8 ho mangiato ovviamente la frutta, poi alle 9 ho preso il latte con le 2 fette biscottate e caffè. Adesso che sono le 1, ovviamente ho necessità di mettere in bocca qualcosa. Detto ciò, io direi di andare. Allora, intanto io ho già apparecchiato. Non trovo, vabbè, prendiamo questo. E per contorno ho deciso di mangiarmi queste verdure che ho fatto l'altra sera. Ne ho fatte tantissime. Ci ho messo sia le carote, patate e zucchine. Adesso le riscaldo e ci mangio 2 fette di fesa di tacchino, perché effettivamente ho bisogno di mangiarmi roba magra. Io durante la settimana sto molto attenta a quello che mangio, che vabbè,
una volta a settimana mangio un po' di più. Intanto scaldo questa, aspettate, vi faccio vedere. Io riscaldo questa con, ovviamente c'ho anche la piantina del basilico che vado a spostare, altrimenti rischio di far cadere tutto. Io poi faccio le stragi, no? Faccio le stragi, sto ripigliando bene, sono contro luce, mi dispiace, riprendo qua. Allora, riscaldiamo intanto questa porzioncina nel forno a microonde, non tantissimo, sono proprio bollette. Poi intanto prendo la fesa di tacchino e voilà, ecco la fesa di tacchino. Aspettate, voglio fare una cosa, perché siccome è stata nel frigorifero, dice sì, dove sta il frigorifero, se no le va male, cioè si è tagliata al banco, me ne rendo conto, sì. Però siccome troppo ghiaccio a me non piace, quindi che cosa faccio? Semplicemente lo riscaldo un pochetto in modo tale da non mangiare il ghiaccio. D'estate sì, dopo mangiare con così freddo, di solito d'estate io lo tiro fuori un po' prima, guardate, magrissima. È più magra del prosciutto, unetto precise e non mi dispiace. Intanto andrei con, aspetta, con tre fette, perché poi io ci mangio solo quello, capito? Mangio il secondo senza pane, senza mangiarsi altre cose, perché poi i carboidrati, gli zuccheri li filo da lì. Intanto mi riscaldo questa. Oddio, raga, ma in realtà c'è, cioè, che mi ha avanzato. Ma mettiamoci tutto, vai, mettiamoci tutto. Tanto qua la merenda non la fa nemmeno, perché io sono abituata a non farla nemmeno. L'unica cosa che faccio a merenda è l'infuso o di tè oppure di carcadè, cioè dipende. Difficilmente mi faccio una merenda a base di chissà cosa, oppure tipo faccio una spremuta se mi va, ma cose abbastanza leggere. E voilà, riscaldiamo questo e poi mi metto ovviamente a tavola. Guardate il forno a microonde, giusto? Scusate, nel forno a microonde giusto 10-15 secondi. Scusatemi l'errore, invece che digitare alla telecamera per dire basta alla registrazione, ho cliccato stop al forno. Ho fatto questo errore, vabbè, succede. Guardate, guardate, cioè questo è pranzo super sano. Secondo me, a mio avviso, la pasta tutti i giorni no. Questa è la buccia delle patate, l'ho conservata perché nella buccia ci sono tante proprietà che fanno benissimo. Io non le scarto quasi mai. Allora, cambio del programma, visto che siamo all'inizio del pomeriggio, primo pomeriggio, ho deciso che in questa prima parte del pomeriggio uscirò, voglio proprio svagarmi, fare cose fuori, fare dei giri fuori. Ancora, sinceramente, non so dove voglio andare perché devo decidere. Forse voglio fare un giretto in centro, poi così. Più tardi, quando è buio, torno a casa e mi metto, diciamo, a guardare la seconda parte della vena. Io non riesco neanche a capire dove sta il buco, il primo buco. Cioè, sono 2 giorni che mi metto le... No, 2 giorni che non mi metto le orecchini. Cioè, ma poi i fori dopo un po' si restringono, specialmente se non si mettono. Quindi io faccio bene a mettermeli, mi devo ancora pettinare, metto questi corti corti che metto una maglia a girocollo,
Allora, io martedì scorso sono stata al mercato, non so se ve l'ho detto, no? Penso di sì, però non me lo ricordo, ve lo dissi? No, non ve l'ho detto. Ho comprato una maglia nera, bellina, peccato che non ce l'avevano grigia, perché secondo me l'avevano già finita, perché erano... Io ero arrivata... Intorno alle 11, sì, non era proprio presto, però tanta roba bella. La maglieria l'avevano molto molto bella, però chiaramente quello che cercavo io, quel grigio che mi piaceva, non ce l'avevano. Quindi domani mattina io vo, ok, prima di fermarmi da altre parti, volevo fermarmi lì, voglio vedere che cosa c'hanno, perché poi questa magliettina nera che non me la metto oggi è bellina. Vi faccio vedere, aspettate, vi faccio, forse me l'avete vista addosso, aspettate, dove l'ho messa? No, dove l'ho messa? Forse l'ho messa nel cassetto. No, l'ho messa qui. Allora, fate conto, è semplice, la scuola V, però cioè, in realtà non è dritta, è la rovescia. Made in Italy, pagata, guardate, pagata 10 euro. E poi è morbida, sta bene addosso. Quindi se c'avevano grigia non mi dispiaceva. Insomma, non mi sarebbe dispiaciuto. Ora sto cercando un brillantino medio, non tanto grande. Vabbè, metterò questo. E poi ovviamente devo fare presto, perché poi più aspetto magari è peggio, perché insomma poi la gente esce dal lavoro e troverò un sacco di gente magari sugli autobus. Vedete, così è carino. Poi magari ci metto il pallino più piccolo e un altro brillantino, perché per esempio questi qui poi vanno a scalare. C'era più grande a questo, però io preferisco quelli più piccoli, vedete? Questi qui non sono male, questi piccolini. Ora vi voglio far vedere questi tre buchi, no? Come sono lineari. Questi ultimi due, cioè anche il terzo che voi non vedete, me l'hanno fatto in una farmacia. Guardate come sono bravissimi. Cioè, poi guardate qui, questi sono stati bravi. Questo forse lo vedete un po' peggio, però forse me lo vedete poi. Però c'è, aspettate, qui si vede malissimo, però c'è questo buco qui che non me l'hanno fatto, il secondo buco a destra, non me l'hanno fatto lì nella stessa farmacia, me l'ha fatta un ragazzo in una farmacia in centro. Però in realtà quando fai i buchi alle orecchie, no? Cioè devi seguire una linea, perché altrimenti se sta troppo giù o troppo su, in realtà non stanno bene. Io ho pensato, o me lo faccio fare un altro, ma non so come, perché vedete? Cioè, ora fate male a vedere. Non so se riuscite a vedere il secondo. L'ha fatto un po' più giù, invece dovevo farmelo un po' più su, perché cioè, di solito i buchi fanno così, non è che fanno così, 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 cioè fanno tutto una linea così, vabbè, dettaglio. Però è per dire, quando fate, cioè uno sa fare i buchi, li fa in modo così, che a me piace un sacco così, invece secondo così un po' di meno. Allora, ho deciso di cambiare programma, che invece di andare in centro vado a cercare il salvaspazio per ordinare i cassetti, non so come cavolo si chiamano, quello ci si mette tutta la biancheria, perché credo che a quest'ora in centro forse ci sia tanta gente, quindi o ci vado più tardi o ci vado un altro giorno. Ed eccomi arrivata, e per motivi di copyright non ho potuto registrare al momento, altrimenti YouTube, come sapete, e dobbiamo stare alle regole. Comunque c'è questa opzione di fare la registrazione al momento dell'editing e vi spiego tutto, tutto.
Allora, come vedete, sto occhiando cosa potrei prendere, cosa effettivamente mi potrebbe servire per i miei due cassetti e sto facendo vedere i rispettivi prezzi. Non so se voi vedete, ma io sì, più o meno ho capito più o meno quali sono i prezzi. Ma prima di comprare sto valutando ovviamente i vari articoli. Questo no, non è per ovviamente la biancheria come vedete, però dopo vedrete dei cestelli colorati. Questi non lo so se servono, se non utili, devo capire bene. Forse sì, questi due li prenderò perché non mi dispiacciono. E questi sono i cestelli colorati, insomma come si chiamano, molto molto carini, che hanno dei prezzi molto convenienti, mi piacciono tantissimo, però non so se ne vale la pena, devo valutare io personalmente. Insomma, questi sono gli articoli. E adesso mi trovo da H&M. Ho voluto fare l'ultimo giretto prima di tornare a casa. Niente male le felpine, vero? Ed ecco a voi a martedì 30 gennaio. Buona visione! Dopo aver fatto un giretto al mercato e dove ho trovato delle cose veramente molto molto belle, ho deciso di passare da qui per vedere ed ammirare questa ruota panoramica, dove difficilmente ci salirò. E ho proseguito da qui per poi ritornare a casa e passare da due negozietti per cercare appunto salvaspazio, riordino dei miei cassetti, che poi vedrete. Anche qui ho dovuto togliere l'audio per motivi del copyright. Buona visione ed eccomi qua al negozietto dove non c'è niente di bellissimo, ma di cose utili che servono per riordinare i cassetti. Alla fine lo devo dire, sono tornata a casa a mani vuote, così rifletto un attimino se vale o meno la pena di comprare questi articoli. E ovviamente c'è di tutto, anche per il cambio di stagione. Guardate che belle scatoline ho trovato in un altro punto vendita, che non mi dispiacciono assolutamente. Ma visto l'orario, torno a casa e intanto rifletto. Buona visione, a dopo! Sono tornata, raga, sono tornata. Ho fatto un giro. Allora, vi ho fatto vedere la ruota. Cioè, è qualcosa di enorme, no? E io non so se, cioè, non è tanto per il prezzo in sé, perché la cifra non è neanche alta, ma perché io ovviamente soffro di vertigini. Soffrendo di vertigini, io praticamente ho paura di salire sopra. Però se io facessi coraggio, cioè giuro che fino a giugno, sì, ci posso pensare, standoci fino a giugno la ruota, però in realtà il punto è quello, è l'altezza, perché io ho paura dell'altezza. Vabbè, detto questo, sono tornata, quest'ora sono 1:30, ho fatto un giro lunghissimo perché ho fatto tutto il mercato, no? Cercavo questo banchino che vendeva questi maglioncini. Oh, l'ho trovato, eh! L'altra settimana grigio non ce l'avevano. C'è uno sia grigio che bluette. Però, detto no, il verde non ce l'avete sciolto. Cioè, erano completini, pantaloni in lana e poi ce l'avevano al sopra. Io ho detto, ma io il sopra non lo posso prendere, prendere per forza il completo. Ma no, devo prendere tutto il completo, ok. Però io il completo non lo prendo perché non mi serve il sotto, no? Cosa me ne faccio del sotto? E quindi ho detto, vabbè, ma anche settimana prossima, se sono fortunata, lo prendo anche verde. Giuro fuori fa freddo, perché mi sono messa questo piumino beige che tiene un caldo. Ma che caldo tiene? Però io in realtà, ora stando in casa con il termosifone acceso, non so se ci sono
musicone accesi, però sento caldo. No, non sono freddi freddi, no, non sono accesi comunque. E ora io vi faccio vedere i colori. Poi vado a lavare le mani perché se no non. Allora, le mani mia comunque me le lavo sempre comunque. Allora, questo è un. Vedete, questo è un blu. Sotto ci metto una maglia bianca o nera e poi vabbè c'era il grigio. Il grigio che è questo, aspettate, cioè se me lo metteva direttamente in un sacco solo e poi il grigio così come lo volevo io, così lo volevo. Questo grigio, perché questi rimangono morbidi morbidi. E per quanto riguarda i due contenitori, i divisori della biancheria, non mi ha convinto un granché. Quindi ho detto, boh, vabbè, ci penso. Intanto oggi, più tardi, voglio sistemare un po' i cassetti. Perché in realtà, cioè, vi faccio vedere, no? Aspettate, vado a lavarmi un attimino le mani. Ora, in realtà i prezzi che ho visto nel primo negozio di oggi avevano prezzi mi sa leggermente più alti. Invece quello di ieri avevano prezzi un po' più bassi. Questo per dire no, però in realtà quel divisorio lì non mi ha convinto, quello tutto a quadretti, quello che veniva sulle 4 euro, non mi ricordo il prezzo. Perché vi faccio vedere il mio cassetto com'è. Cioè, io ho tutta questa roba. E io pensavo quindi prendere quei cestini colorati intanto. Perché qui c'ho, vedete, c'ho reggiseni. Se pigliassi prendessi quelli a 1,50 euro, 1,90 euro, secondo me mi merita, perché almeno che ho più ordine. Perché, cioè, io così non ci capisco proprio nulla. Nulla. Quindi per secondo tonno con broccoli e pisellini. Buon appetito! E dopo essermi svagata, finalmente mi sono decisa di stare al PC a prendere gli appunti, anche perché ieri pomeriggio ho deciso di svagarmi fino a sera e ovviamente poi non ce l'ho fatta a prendere gli appunti, anche perché ero veramente molto, ma molto stanca. E così, dopo aver passato una mattinata fuori, eccomi qui a prendere gli appunti che avevo promesso. E adesso, veramente, dopo aver fatto tutte queste cose, sono veramente stancata, anche perché non stavo benissimo per via delle medicine che sto prendendo, e quindi ho vloggato veramente pochissimo. La giornata è terminata e come vedete c'è la luna piena, si è fatta notte fonda. A questo punto io vado a letto che ho tanto sonno e come sempre ci vediamo al prossimo video. Ciao!